direi che qua, come hai visto anche tu, è impossibile calare. Sì, perché di là già trovato. Sì, di là non arrivavano fino a riva le alghe, no. Si fermavano 10 metri prima, quindi qua è impossibile. Ragazzi, è un inferno verde. È un inferno verde da panico e paura. Mamma mia. Mamma mia. Alghe ovunque e ovviamente, ragazzi, motore. Motore non si può usare. Niente, ragazzi, perché si va a remi. Ma noi ci piacciono le cose difficili, ragazzi, lo sapete. Ok, Cri, io direi che possiamo andare a individuare qualche spot pulito, allora, quel famoso canalone che abbiamo alle nostre spalle, perché qui è impescabile. Allora, ragazzi, abbiamo individuato un bel buco. Adesso ci siamo sopra. Adesso chiedo a Cri di farci vedere. Ci siamo sopra. Adesso andiamo contro sole, perché sennò col sole in faccia. Guarda, guardate, ragazzi, il buco. Questo è meraviglioso. Quindi adesso Cri si ferma e piazziamo un bel segnalino. Questo è una specie di canale, guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo. Boh, caliamo il segnalino, Cri, che dici? Sì, anche perché è l'unico di metri e metri che abbiamo fatto, quindi non vedo altre soluzioni. Bene. Stiamo girando ormai da un'ora e ci manca l'ultimo spot, ma non riusciamo a trovare altri buchi decenti. A meno che non la mettiamo qui. No, troppo impossibile, ragazzi, perché bisogna avere un piccolo plateau comunque, non si può calare in 20 cm di buco. Stiamo sudando perché a remi, ragazzi, Cri sta sudando perché a remi è faticoso, ma dobbiamo trovare, cioè, questo. Guardate, passiamo veramente da questi. Cioè, questi qua sono micro buchi, ragazzi. È un buco da mezzo metro. Non so se si è visto, spero di sì, faccio così, ma... ma è impossibile calare su questi buchi, cioè stiamo girando continuamente, ma è tosta, il sole sta calando, caleremo col buio a questo punto e vabbè, prosegue la ricerca. Allora, ragazzi, sotto consiglio vado a fare una cosa che non ho mai fatto, ovvero andare a bagnare le boilies con un po' di acqua calda in modo da, tra virgolette, farle già andare un po' in pastura, in modo che quando poi vado a buttarle in acqua dal gommone stiano già lavorando. Ovviamente utilizzerò dei liquidi, in questo caso l'olio di canapa che ci avete già visto usare e un go che ho allungato con un po' d'acqua calda in modo che diventasse bello liquido. Adesso vado a mettere tutto dentro e poi inizio a girare. Guardate come si impregnano bene. Ok, un po' di olio di canapa per fare un po' di alone sotto. Ok, vediamo se questo consiglio, perché i consigli noi li accettiamo, ragazzi, e proviamo. Magari è una cavolata, però voglio dare fiducia a chi mi ha detto sta cosa. Queste in acqua dovrebbero fare veramente una bella chiazza. Ok, ci sono. Allora, ragazzi, adesso ovviamente io sto remando, quindi Max mi calerà gentilmente la canna. Lo vedete sto buco in mezzo tutto sto erbaio? Ecco, adesso caliamo la prima canna qui. Ovviamente abbiamo messo le wrap su tutte le boilies. Aspetta Cri che sento, sì. Eh sì, è pulito, cavolo. È tanto pulito. Sì. Adesso stiamo fermi così, benissimo. Ok. Un attimo. Io sto anche un po' largo qui perché comunque vanno giù e abbiamo visto carpe in mezzo agli erbai. Ragazzi, c'è sta apertura proprio in mezzo. Allora,
No, poca roba, perché dobbiamo tenere il branco sotto poi. Quindi sto giro andiamo un po' più larghi di manica. Perché se passa il branco questa roba non so quanto dura. I Tiger sono belle piccoline. Non so se vedete, ragazzi, il segnalino è distante dallo spot, ovviamente. Ok, va bene. Via. Adesso ci, ragazzi, siamo. Si ritorna. Allora, questo è l'altro spot, ragazzi. Come vedete qui non ci sono alghe. Cominciano da qui. Qui c'è proprio questo spiazzo enorme, poi domani sarà una piazzola di 6 metri quadri. Con sì, sì, è pulitissimo. Con luce del giorno, con l'aiuto del drone, vi faremo vedere un po' meglio quelli che sono stati gli spot. Adesso cadiamo. Effettivamente, ragazzi, sono gli unici punti dove veramente sotto è pulito, ma è pulito anche come fondale. Senti cosa salta. Boh. Ok. E qui, ragazzi, erba. Guardate quante piante ci sono. Assurdo. Ci siamo qui. Ed eccoci, ragazzi, terzo spot, terzo buco in mezzo a tutte queste alghe, e Max sceglie di pescare con un rig particolare. A chod. Un po' di chod. Non so se riesco. Devo dire che queste mulinelle qui mi piacciono. Mi piacciono. Ci stiamo andando? Vai! Vai, che andiamo, ragazzi! È la quarta canna, ragazzi, stiamo calando. Sempre tutti in mezzo a questi buchi, in mezzo a queste erbe. Come vedete, erbe ce ne sono dappertutto, ragazzi. Vai! Andiamo! Ragazzi, stasera lo chef non ce la vuole fare niente e quindi ha preso i sacchi. Boh. Abbiamo finito di calare le canne, ragazzi, adesso mangiamo e confidiamo negli spot che abbiamo scelto. Quindi diciamo che ci aspettiamo di essere ripagati. Stiamo pescando bene, Cri, te lo dico con molta sincerità. Abbiamo messo, diciamo che sì, avete visto, ragazzi, la cava. Mamma poi mia. Vedrete sicuramente altre immagini, è ricoperta di erbe, noi lo sappiamo, infatti siamo venuti qui apposta, appositamente, perché ci piacciono le sfide. L'altra volta eravamo venuti qui in queste condizioni facendo il video del plumbing, questa volta invece abbiamo deciso di affrontarla con il gommone, proprio per andare a calare precisi e pasturare bene sopra gli spot. Il problema è che abbiamo provato con il motore, ma... Sì, le alghe sono troppe, sono troppe. C'erano talmente tante, ragazzi, che abbiamo deciso di andare a remi e basta. Speriamo adesso di vedere qualche risultato. Siamo già accampati e tutto e adesso mangiamo la pappa. Scusate, c'è la mano davanti, qua ci sono le tende, ragazzi. Devi andare. E chef, è pronto? 3 minuti, poi ci mangia. Ok. Allora, abbiamo finito di mangiare, ragazzi, è già tardi, quindi andremo già a letto adesso. Unica cosa, questo è il, diciamo, la situazione, insomma, lo spot in cui siamo, come ci siamo posizionati. Guardate le alghe. Io a sinistra, Max a destra, alghe partono già da un metro e mezzo da riva. Gommone pronto a partire. Niente, ragazzi, gli spot li avete visti, calato, abbiamo calato bene. Pastura ce n'è, bisogna mischi pure e speriamo che nella notte parta qualcosa. Deve partire qualcosa. Sì, sì, sì. Stiamo pescando bene, quindi più che altro, ragazzi, eravamo curiosi di fare una sessione qui in queste condizioni.
per mettersi anche alla prova, perché ovviamente a noi ci piace mettersi anche alla prova. Quindi basta, speriamo ci gratifichi un po' e che Bagagiolo ci dia una gioia. Dai, andiamo, ragazzi, a dormire. Salutiamo, andiamo a nanna. Ci vediamo domani. Ciao ciao. O stanotte. Ma portalo fuori, Max, c'è una baila. Portalo fuori. Aspetta che mi giro. Allora, mi giro così. Vediamo dov'è. L'ho vista prima. Devo andare con le mani, togliere il serbaio. La carta è qua sotto. Sta andando sotto il gommone, ragazzi. È uscita. Ma tu sei proprio dietro. Dove stai andando? Si sta trascinando tutto l'erbaio dietro. Quindi è importante avere il freccia, ragazzi, di una cosa. Allora, ragazzi, è ripartita un'altra canna. Speriamo stavolta di farcela, perché abbiamo qualche problema di stabilità qui. Ok, aspetta che mi giro io. Allora, mi rigiro. Ok, speriamo di toglierla stavolta da Yerbai. Siamo ancora lontani dal pesce. Questa era quella che è appena ricalato, mi sembra. Sì, non era calato da molto. Quindi vediamo se riusciamo. Mamma, guarda alghe, impressionante qua, impressionante. Infatti è lontana la carta ancora, guarda dove è andata. Dovrò alghe, signori. Guardino qui, la vedo? No, aspetta. Forse quella, aspetta. No! Per fortuna, ragazzi, che abbiamo la treccia che sta letteralmente tagliando tutto il erbaio. Senti? Va vicino.
adesso qua dovresti tirarlo. Con la treccia, ragazzi, è un'altra cosa. Ok, adesso siamo in una zona pulita. Come sono ste canne, vecchio? Una bomba. Canne e mulinelli, come sono? Ok, Max, io direi che puoi fermarti qui perché siamo in una zona pulita. Sì. Qualcosa qui? Allora, aspetta. Voilà. Specchi. Specchi. Eccola qua, ragazzi. Guarda che impattenza che fa. Eccola qua. Stanotte, ragazzi, non è partito niente. È la prima carpa si è fatta vedere questa mattina. Eccola qua. Una specchiotta di bagaggiolo. Questa deve essere anziana, credo. Che ha nuotato praticamente in mezzo a quegli erbai. Fortuna che, ragazzi, la treccia veramente tagliava tutto. Adesso purtroppo non siamo riusciti a farvi vedere molte riprese perché andando a remi le altre due mani erano occupate, però vi garantisco che fa la differenza avere la treccia in questi casi. Bene, adesso direi che faccio le foto e poi la rilascio. E torna tra gli erbai. Fantastico. C'è proprio dentro, c'è proprio pam in mezzo, non è che li schiva. Bene, ho appena rilasciato il pesce, ragazzi. Adesso vediamo un attimo Max cosa sta facendo, perché è in procinto di, in fase di pulizia. Max, sì, siamo in accampamento nomadi perché sto iniziando a mettergli la tenda, perché ovviamente è una certa noi. Però, ragazzi, ho fatto una dormita. Sì, perché ho fatto una dormita. Non partendo niente stanotte, ovviamente, abbiamo dormito molto. No, sai una cosa? Che ovviamente io prima avevo una tendina bella, carina, però ovviamente era quello che era, insomma. Qua dentro fa caldo. Sì. Perché è tutto chiuso, un involucro, c'è una faccio bomba. Vedere una cosa, ragazzi. Funzionato. Entra così, alzati in piedi. Vedete, ragazzi, che si sta in piedi. Per questo abbiamo preso questo, perché sono comodo. Io mi sono posizionato qua, pavimento. Grazie, ragazzi, grazie che ci avete consigliato bene. Pavimento è una bomba. Sacco a pelo e la mano. Sacco a pelo, mamma, avevo le manine qua dentro. Io ero tutto arruffato come un coniglietto. Ah, veramente, sono proprio contento. Qua avevo la mia borsa dove ho appoggiato un po' di robe, tra cui lo sciroppo. E che dormita, ragazzi, peccato non essere stati svegliati stavolta, però sono proprio comodo, lettino, sacco a pelo, guarda, top. Adesso inizio a chiuderla bene. Di qua, ragazzi, e avevo un tavolino lì con tutta
sì, la comodità non ha prezzo, ovvero ce l'ha, ma bene. Eccoci qua, un'altra bella battosta. È una sconfitta qua dietro. È una sconfitta, perché anche se abbiamo fatto il pesce, ragazzi, per noi è una sconfitta. Sì, perché i pesci ne abbiamo già fatti qui. Noi eravamo qui per un'altra sessione, ragazzi. Purtroppo ancora per l'ennesima volta non siamo riusciti a fare quella sessione. E l'unica cosa che mi conforta è che pescavamo al 100% nel modo giusto, perché le calate sono state veramente perfette negli spot giusti e le tre partenze lo confermano. Ma lascia stare le due slamate, che ci sta, ma mi aspettavo molto molto di più, soprattutto di notte. Anche stavolta Bagaggiolo ci ha dato una legnata. Le carpe, ragazzi, a livello qualitativo ci sono. Le abbiamo viste, le abbiamo viste col drone appena arrivati. Codrone, ci sono certe carpe che fanno paura. Le carpe belle ci sono. Quando siamo andati a calare, ti ricordi sotto cosa abbiamo visto? Quindi purtroppo pescavamo in questo inferno verde, ma a noi piace, siamo venuti qui apposta. E che dire, ragazzi, purtroppo... Due strade, credo. Due sì, strade. Parlavamo che adesso le strade sono due, perché o abbandoniamo, rinunciamo questa cava per un po', perché non è possibile ogni volta venire qua a fare sacrifici, sforzi e non venire ripagati, cioè assurdo. O abbandoniamo un attimo sta cava e ci rinfreschiamo le idee per un po' di tempo, oppure